Ciao, sono Carlo, nei miei video ti parlo del mondo del bus elettrico. Andiamo a vedere una cosa che ho in condivisione da ormai più di 10 anni, credo, e cioè il mio sito. L'ho fatto già tanti anni fa, l'ho già rinnovato diverse volte e cerco di tenerlo il più aggiornato possibile. Quindi andiamo a vedere nello specifico, parte per parte, cosa ci puoi trovare dentro. Allora, innanzitutto diciamo che è www.carlo.com. Kirio.com e qua nella pagina principale ti do il benvenuto e principalmente qua c'è la newsletter a cui se vuoi puoi iscriverti lasciando semplicemente la tua email e solitamente mando una mail ogni mese, ogni 2 mesi, dipende quando riesco a farle, in cui condivido sempre del materiale bassistico. Di studio, trascrizioni e robe varie. Qui sopra poi trovi un menu in cui possiamo andare a scegliere diversi argomenti. Alcuni di questi vanno giù a tendina, tipo gli ebook, dove puoi andare poi singolarmente a scegliere ogni ebook. Alcuni invece sono soltanto cliccabili, ad esempio la mia storia. Qui c'è un video in cui ti parlo di come ho iniziato a suonare, cosa ho studiato, dove ho studiato, con chi ho suonato, i primi gruppi. Ti parlo un po' della mia storia da quando avevo 16 anni in avanti. Qua sotto ci sono i vari curriculum che puoi trovare in diversi formati. E poi di qua andiamo sui bassi, qua interesserà molti, spero. Ci sono un po' di miei bassi, anche qua abbastanza aggiornato, non sempre. Quindi cliccabili, ad esempio Sadowski New York del 1990, questo Sadowski che comprai usato ormai già molti anni fa. Qui ci sono un po' di foto. Li trovi spesso nei miei video e qui le caratteristiche tecniche. Ci sono anche gli amplificatori e gli effetti, anche se questi magari variano un pochettino di più. Ad esempio, GR700 ce l'ho ancora e la uso per i live. Ci sono anche dei video che ho fatto magari nel corso degli anni in cui ne spiego il funzionamento. Poi la parte più corposa del sito è quella degli ebook. Allora, innanzitutto puoi o selezionare singolarmente l'ebook, oppure se clicchi in ebooks ti apre un menu in cui li suddivide per tipo di metodo. Ad esempio, quelli sul timing, ne ho scritti 3, sono di qua. Qua trovi quelli sullo slap, dispensa slap, che è un PDF gratuito per iniziare a impostare il pollice. Easy Slap, l'Advanced e poi Slap, il libro, quello in vendita su Amazon cartaceo che va a unire Easy Slap più l'Advanced Slap. Di qua poi ci sono altri metodi, la scala pentatonica che è l'ultimo che ho scritto sulla scala pentatonica minori in tutte le tonalità, molto interessante, vacci a dare un'occhiata anche a questo. Basso e batteria che parla dell'incastro ritmico tra il basso e la batteria analizzando 20 canzoni famose, 20 groove di basso di canzoni famose. Cosa fa il basso, cosa fa la batteria, come si vanno a interfacciare. E poi uno sul blues, su riff melodici in stile blues. Quindi qua puoi selezionarli anche singolarmente. Andiamo ad esempio a prendere l'Advanced Slap Bass Groove. Ecco, qui vedi tutte le caratteristiche del metodo, c'è una preview, ci sono tutti gli audio degli esercizi che sono consultabili qua online, altrimenti chi ha già acquistato i miei metodi lo sa, mi scrive un'email, io mando sempre tutti gli audio in modo da averceli anche fisicamente. Poi abbiamo anche, allora dove ero? L'Advanced. Abbiamo i video, quindi ci sono molti video, quasi tutti, dipende poi dal metodo.
ci sono i video in cui spiego gli esercizi che vado a suonare nel metodo. Vedi, ce ne sono veramente tantissimi e vengono sempre aggiornati. Quando ho tempo mi metto lì e faccio dei video. Preview, audio, video e dove acquistarli. Quindi tu vai a cliccare dove acquistarlo e ci sono i digital store su cui puoi andarli ad acquistare. Di qua acquista i books. Se vuoi andare a vedere il mio catalogo su di quelli in formato EPUB su Streetlib, vai a trovarli direttamente qua. Streetlib è uno dei digital store che va a vendere i miei ebook. Li trovi anche su altri, chiaramente. Inizi con il basso. Questa è una cosa molto interessante perché sono risorse gratuite. Allora, non preoccuparti, questo avviso qua è un avviso interno di Notion. Devi solo dire di procedere lo stesso, proceed anyway. Ti apre una pagina Notion, come saprai se mi segui. A me piace molto Notion come piattaforma perché è un grande contenitore in cui posso mettere tante informazioni dentro, video, audio, le batterie, un sacco di robe. Allora, quindi, se inizi con il basso elettrico e vuoi approfondire i concetti armonici, ti consiglio 6 video da guardare in ordine, quindi parti da questo, scala maggiore, i gradi, gli intervalli, poi vai sulle triadi, le 5 posizioni della scala maggiore, alterazioni in chiave, l'armonizzazione della scala maggiore, minore naturale, minore armonica. Questi sono, secondo me, proprio i 6 macro argomenti che ogni musicista, e in particolare ogni bassista, dovrebbe conoscere. Qua sotto ci sono le condivisioni di batterie consultabili online, quindi tu clicchi e da qua puoi andare veramente a far partire delle batterie già preimpostate, tipo questa. Qua fai la velocità BPM, quindi per avere, ce li hai sul browser, quindi sul tuo browser, vai lì, clicchi e lui parte e ti ripete questa batteria. Qua abbiamo diversi formati che utilizzo per lo studio, nei vari video ne parlo anche, come studiare con le batterie in sedicesimi, senza riferimento, eccetera, eccetera. Qua invece sono anche interessanti perché le trovi su YouTube, ma io le ho raccolte, le avevo fatte io, sono delle batterie un po' più elaborate, in stile rock, in stile funk, in stile shuffle, diverse velocità. Tu basta che clicchi e loro partono e per diversi minuti ti tengono compagnia con dei groove. Ci sono anche i fill, ci sono anche varie cose, quindi molto interessanti. Allora, abbiamo fatto batterie, risorse per bassisti, canzoni senza basso, qui è un altro macro argomento. Se vuoi suonare con le canzoni senza basso, su YouTube ho creato una playlist che attualmente ha 519 video di canzoni originali, quindi sono vere, non sono MIDI, a cui è stato tolto il basso con Moises. Quindi sono vere, senza basso, tu puoi suonarci sopra, le puoi cercare tranquillamente qua. Ma in particolare se vai sul mio canale YouTube lì trovi proprio la playlist ed è sempre aggiornata. Ebook per bassisti, chiaramente qua rimando anche se vuoi approfondire i miei metodi, basta cliccare e ti va in un'altra pagina del sito, quella che abbiamo visto prima, in cui c'è l'elenco di tutti i miei ebook e dove trovarli. Niente, in contatti ci sono un po' i miei contatti diretto, anche se vuoi scrivermi su WhatsApp c'è il mio numero di telefono, la mia mail, se vuoi propormi un progetto, qualcosa, a me piace sempre collaborare, fare cose nuove e quindi scrivimi pure. In altro troviamo, allora, innanzitutto il mio EP. Nel 2019 ho registrato 6 brani miei dove ho suonato io tutti gli strumenti. Ti invito a
darlo ascoltare, lo trovi su Spotify. Qua sotto, se vai sotto, c'è il link a Spotify o iTunes, basta cercare Carlo Chirio e lo trovi. Questa qua è la copertina, I Love My Bass and You. Qua trovi i 6 audio che sono anche su YouTube, basta che li fai partire, puoi tranquillamente ascoltarli da qua oppure andando direttamente su YouTube. Avevo fatto anche questa cosa qua, 8D Music, in quell'epoca nel 2019 quando ho registrato questi brani. Per un po' di mesi è andata di moda questa cosa dell'8D, le casse in 8D, cioè un ascolto, un'esperienza sonora che dà l'impressione all'ascoltatore di essere circondato da più casse, quindi senti oltre destra e sinistra anche dietro, davanti, sopra e sotto. Devi ascoltarlo con le cuffie, le ho caricate anche qua, li puoi ascoltare o direttamente da qui o vai su YouTube. Sono gli stessi 6 pezzi, ma qua sentirai tutto girare. A me piace molto, poi puoi ascoltarli e dirmi cosa ne pensi. Poi, groove di batteria è simile a quello che avevamo visto prima, in cui puoi cliccare e ti trovi quello di prima, in cui abbiamo la batteria, ok? Quelle in stile rock, funky, shuffle. C'è anche la batteria programmabile, se clicchi ti rimanda qua un'altra pagina Notion dove ho altre batterie, ma al fondo c'è quella personalizzata di Groove Scribe, che è questa risorsa immensa, incredibile, che hanno i batteristi, per loro la usano per trascrivere. Noi invece, almeno io, la utilizzo per andarmi a programmare delle batterie, mettere le diverse velocità. Qua puoi selezionare ogni singolo colpo di rullante, di cassa, di hi-hat o di tom. Ed è davvero una risorsa gratuita incredibile, secondo me, che utilizzo tutti i giorni per lo studio e consiglio ai miei allievi. Andando avanti, allora, abbiamo fatto EP, groove di batteria, canzoni senza basso, sono quelli che ti ho fatto già vedere dall'altra parte prima, bass riff of the day sono 365 riff di basso che tanti anni fa, ormai saranno almeno 8 anni fa più o meno, che ho registrato uno per giorno. Quando ho iniziato la mia esperienza su YouTube, ho iniziato a fare video e ne ho fatto uno al giorno per 365 giorni. Li ho caricati, se vuoi rivederli li trovi qua. Sono già molto, diciamo, datati ormai, però mi piace ancora lasciarli perché mi ricorda la mia iniziale esperienza su YouTube. E dopo abbiamo concluso praticamente il nostro giro, il nostro tour sul mio sito. Ti ringrazio tantissimo se l'hai visto fino alla fine, spero di avere destato un po' di interesse. Se ti piace il mio lavoro, quello che cerco di condividere, mi raccomando, lascia un like qui sotto, lasciami un commento e a me fa piacere, io rispondo a tutti. Grazie, ci vediamo alla prossima.